sicuramente la situazione è positiva, perché stiamo notando un netto interessamento, un miglioramento dell'interessamento da parte delle aziende su questo tipo di tematica. La nostra società si occupa di promozione del benessere mentale, quindi abbiamo strumenti quali ad esempio il nostro numero verde benessere per il supporto del benessere mentale dei dipendenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da parte di professionisti certificati quali psicologi e psicoterapeuti. Il trend italiano è quello di un maggiore interesse per quanto riguarda la salute mentale, perché ricordiamoci che comunque il 50% del benessere è sicuramente legato alla componente fisica, ma l'altro 50% è legato alla componente mentale. Come alleniamo la parte fisica, dovremmo allenare quella mentale e come ho detto oggi durante il mio intervento, molte volte il malessere fisico è dovuto a una mancanza di benessere mentale. Quindi credo che il tutto sia strettamente collegato. Dobbiamo pensare quindi al benessere psicologico non del lavoratore ma della persona, che poi è anche lavoratore. Il tutto nasce da una concezione culturale per cui i dipendenti delle aziende non vogliono associare un momento magari di benessere mentale, che quindi è molto intimo, al momento azienda. Lo psicologo in azienda è l'esempio più lampante, non è mai stato uno strumento utilizzato dai dipendenti, perché culturalmente in Italia si fa ancora fatica a dire io vado dallo psicologo. Quindi il nostro strumento è uno strumento a distanza, è uno strumento completamente anonimo e le persone si sentono tutelate nel poterlo utilizzare, perché l'azienda non saprà mai che lo hanno utilizzato e che quindi si ha un problema. Quindi diciamo che la componente culturale è fondamentale in questo caso e ha dato la struttura al nostro servizio. Quindi professionisti esterni 24 ore su 24 e un'azienda che non verrà a sapere di cosa abbiamo parlato con loro. Progetto che inizierà a fine settembre. Giuseppe, che è la persona che ci rappresenta in questo progetto, partirà, farà il giro del mondo in 365 giorni senza mai tornare a casa e intervisterà persone con una cultura, una provenienza, un pensiero completamente diverse l'uno dall'altro. Come dicevo, abbiamo puntato a personaggi famosi quali speriamo di riuscire, ma ci stiamo lavorando nella direzione giusta, il Dalai Lama, ma passeremo anche dallo sciamano in Africa al senza tetto a New York. E l'obiettivo sarà quello di porre a queste figure 10 domande e ottenere così una sorta di documento che attesti quale sia o quale potrebbe essere un'interpretazione della felicità. Ottimo.